Iniziativa dell'assessore comunale Roberta Lalla d'Agrigento, dal 4 gennaio sarà attivato il servizio di assistenza psicologica per i malati di Covid. Vediamo. Il 4 gennaio 2021 nasce il progetto Agrigento Solidale, fatto da psicologo e volontarie che con amore e dedizione mettono il loro impegno per dare un ascolto telefonico a coloro che sono in stato di isolamento perché positivi al Covid. Vogliamo fare in modo che questo isolamento non sia un isolamento umano, ma che abbiano un sostegno perché è un momento difficile per tutti, lo è ancora di più per chi è positivo alla malattia. E quindi ne subisce un trauma e vogliamo assolutamente supportarlo. Questo progetto è stato fortemente voluto dal sindaco e lo abbiamo abbracciato io e l'assessore Vullo. Nel sito del comune metteremo il logo e le informazioni con i numeri di telefono attraverso i quali potete rivolgervi con fiducia a queste psicologhe che ringrazio pubblicamente per il loro impegno, per la loro dedizione, per la loro presenza, perché davvero gratuitamente si sono messe a disposizione per dare sostegno a chi ne ha bisogno. È un servizio gratuito per i cittadini e quindi troverete a breve le informazioni sul sito internet del comune. È un progetto solidale, si chiama appunto Agrigento Solidale. Sarà un'assistenza telefonica, ovviamente potranno chiamare più volte, tutte le volte che hanno bisogno, magari rivolgersi e mettersi d'accordo con la stessa psicologa in modo che possano fare un percorso unico con un'unica persona che le segue, continuativo. Non sarà una chiamata e stop, ma sarà un sostegno continuativo fino a quando il soggetto ne avrà bisogno. È importante stare vicini anche se siamo lontani, perché il sentire vicini la persona che può dare supporto o aiuto è importante nel trasmettere il supporto che è, diciamo, fondamentale in questo periodo di solitudine. E purtroppo il periodo di solitudine, il momento di solitudine, la caratteristica del Covid è proprio quello che ha reso la persona sola, che ha caratterizzato il vissuto di ognuno di noi e in particolare dei soggetti che hanno vissuto la quarantena in situazioni di positività. Per questo noi psicologi, in particolare in questo gruppo, vuole prestare la propria, diciamo, attenzione ai soggetti che in questo momento vivono situazioni di solitudine e di distacco dalla realtà, che effettivamente è un po' diversa da quella che spesso percepiamo, che non è solo quella di paura o diciamo, di negatività, ma è anche quella di pensare che esiste attorno a noi un mondo che ha bisogno di essere aiutato e supportato. E se tutti siamo in da supporto agli altri, ci possiamo aiutare vicendevolmente.